lanciati poco fa con la domanda su quale fosse che esiste un legame fra linee di flusso e traiettorie. Ovviamente, come abbiamo detto, i due concetti sono concetti completamente differenti, in quanto il concetto di linea di flusso fa riferimento a una descrizione euleriana del campo di moto, fa riferimento a una fotografia del campo di vettore di velocità a un certo istante e alla costruzione quindi delle linee di flusso, cioè di queste linee che in ogni punto risultano tangenti ai vettori di velocità. Invece la traiettoria rappresenta la curva dello spazio che viene descritta da una singola particella di fluido nel corso del suo movimento. Quindi anche dal punto di vista temporale queste due grandezze sono differenti, in quanto noi avremo una linea di flusso a un certo istante e poi magari una linea di flusso a un istante differente e così via. Mentre una traiettoria è una curva dipendente da un parametro e questo parametro è il tempo. E tuttavia, se abbiamo a che fare con un moto permanente, cioè con la situazione di regime, traiettoria e linea di flusso ovviamente coincidono dal punto di vista geometrico. Perché coincidono? Ovviamente, se abbiamo a che fare con un moto permanente, con una condizione di regime, è chiaro che queste linee di flusso sono indipendenti dal tempo, nel senso che se ho a che fare con un moto permanente, il campo dei vettori di velocità è indipendente dal tempo. Per cui se io faccio due fotografie del mio campo di moto a due istanti successivi, trovo sempre lo stesso campo vettoriale. Pertanto le linee di flusso che vado a costruire, cioè queste linee che sono tangenti in ogni loro punto al campo dei vettori di velocità, ovviamente sono sempre le stesse, quindi queste linee di flusso non cambiano col tempo. Adesso immaginiamo di avere una particella materiale che in un certo istante occupi un certo punto. Ovviamente questa particella materiale che in un certo istante occupa quel punto, beh, per quel punto passerà una certa linea di flusso. Ora, la particella che in un certo istante sta in questo punto, ovviamente segue una traiettoria e per un brevissimo tratto segue ovviamente la direzione del vettore velocità che ho in quel punto, per cui si muove lungo la linea di flusso. All'istante successivo si trova in un punto successivo dove c'è un nuovo vettore velocità, seguirà anche questo vettore velocità e così via. Pertanto, una volta che la mia particella fluida sta su una linea di flusso, poiché i vettori velocità non cambiano, questa particella fluida segue questa linea di flusso. Pertanto, traiettoria e linea di flusso, nel caso di un moto stazionario, ovviamente vanno a coincidere, cosa che non è chiaramente nel momento nel quale avessimo a che fare con un campo di moto vario nel quale ovviamente quello che ho detto non sarebbe più valido, in quanto fra un istante e un altro cambierebbe il campo di vettore di velocità, quindi cambierebbero le linee di flusso. Che cosa accadrebbe? Accadrebbe che questa traiettoria, diciamo così, istante per istante, coinciderebbe con un pezzetto di una linea di flusso, ma ovviamente queste linee di flusso che vanno a comporre la mia traiettoria ovviamente cambierebbero da istante a istante. Quindi in un moto vario non c'è più questo legame, è chiaro che i concetti sono fondamentalmente differenti. In un modo permanente, traiettoria e linea di flusso coincidono. Questo sarà estremamente importante nella costruzione della scrittura della seconda legge della dinamica per una particella fluida, che ci porterà a ricavare uno degli strumenti fondamentali della meccanica dei fluidi pratica, della meccanica dei fluidi di base, che va sotto il nome di teorema, quello che va sotto il nome di teorema di Bernoulli. Ma ci sono alcuni
altri concetti interessanti che risultano utili nella descrizione di un campo di moto. In particolare, innanzitutto c'è il concetto di linea di passaggio o anche linea di fumo, secondo un'altra descrizione. Una linea di passaggio o linea di fumo è il buco geometrico delle particelle fluide che sono passate in sequenza per un dato punto del campo di moto. Ora, è chiaro e è banale rendersi conto che in realtà questa linea di passaggio, se ho a che fare con un moto vario, non è nemmeno una linea nel senso propriamente detto, no? È una figura più o meno complessa nello spazio, in quanto se il moto è vario, ovviamente le varie particelle che passano per un punto via via seguiranno differenti traiettorie, ok? E quindi andranno a generare delle figure più o meno complesse nello spazio. Una linea di passaggio, linea di fumo, non può essere facilmente generare un esperimento, perché è il luogo dei punti descritti per esempio da un colorante che si diffonde in acqua oppure da un fumo, un vapore che si diffonde in aria. Ok? È chiaro che in un moto stazionario, oltre a coincidere traiettoria e linea di flusso, questi coincidono pure con la linea di passaggio o linea di fumo. Quindi questi tre concetti ovviamente coincidono. Tuttavia, in moti non stazionari, come vi preannunciavo prima, non ci possono essere delle enormi differenze, in quanto le linee di flusso sono fotografie istantanee al campo di moto, mentre traiettorie e linee di passaggio sono percorsi con una storia temporale associata. Anzi, se mi permettete, una linea di passaggio è un integrale delle traiettorie, perché è l'insieme di tutte le traiettorie che hanno le particelle che a partire da un certo istante sono passate per un certo punto. Ancora un altro concetto utile per l'applicazione dei campi di moto è quello di linea di tempo. Una linea di tempo a un dato istante e il luogo geometrico delle particelle fluide che in un dato istante precedente si trovavano su una linea. Che cosa vuol dire? Vuol dire che noi per esempio partiamo con le nostre particelle fluide che stanno su una certa linea del mio campo di moto. Bene, ai istanti successivi queste particelle avranno avuto movimenti differenti. No, se si fossero mosse in maniera rigida, questa linea resterebbe una linea. Se invece, accade quello che accade per esempio nel mio campo di moto che ho rappresentato qua, ovviamente queste linee di tempo si vanno a deformare. Una maniera per rappresentare in laboratorio delle linee di tempo è quella di usare quelli che si chiamano emettitori a bolle di idrogeno. Praticamente si emettono queste bolle di idrogeno su una linea che poi ovviamente possono essere fotografate in istanti successivi. Quella che è rappresentata lì nella figura ovviamente è l'integrale di queste cose, cioè la somma di tante fotografie prese a differenti istanti. Ovviamente la deformazione stessa della linea di tempo in qualche modo mi dà ragione sia delle linee di flusso sia di quelle che sono le velocità a questo punto, perché è chiaro, vi rendete conto che ovviamente le linee di flusso sono ortogonali a queste linee di tempo in qualche modo, no? Vanno a descrivere linee di flusso e linee di tempo, un reticolato del mio dominio, in qualche modo mi consentono una migliore descrizione, una buona rappresentazione di quello che è il mio campo di velocità. Ovviamente in tutto ciò risulta poi importante rappresentare opportunamente le nostre grandezze e in particolare, anche se ovviamente sono concetti che conoscete bene, vi ricordo l'alterazione di un campo vettoriale, un grafico vettoriale che vuole rappresentare
in vari punti dello spazio quelli che sono i miei vettori di velocità, oppure grafiche isoline che ci consente di rappresentare a curve di livello, a curva a valori costanti, una certa grandezza scalare. Per esempio un grafico vettoriale può essere rappresentato, può essere utilizzato per rappresentare il campo di velocità, laddove un grafico isoline per esempio potrebbe essere rappresentato per rappresentare una grandezza scalare, quindi per esempio la pressione, ma anche il modulo di una grandezza vettoriale, per esempio il modulo della velocità, quello che sia. Bene, nel momento nel quale abbiamo costruito questa rappresentazione, risulta importante a questo punto poter descrivere quelli che sono i movimenti di un elementino fluido, perché poi la meccanica che costruiremo andrà a legare i movimenti di questo elementino alle forze, alle cause che lo producono. In particolare, un elementino, che per fissare le idee immagineremo piano, quindi ragioneremo nel piano, anche se poi nello spazio tridimensionale il problema è analogo, un elementino piano, per esempio quadrato come quello che ho disegnato là, potrà essere soggetto a quattro tipologie di modi fondamentali che poi potremo comporre per rappresentare qualunque tipo di movimento. Potrà essere soggetto a una traslazione, quella indicata sopra con la lettera A, potrà essere soggetto a una rotazione, quella indicata con la lettera B, potrà essere soggetto a una deformazione normale, quella indicata con la lettera C, potrà essere soggetto a una deformazione tangenziale, quella indicata con la lettera G. Ora, probabilmente questo tipo di descrizione cinematica, questo tipo di descrizione del movimento, è la stessa descrizione del movimento che avete visto oppure vedrete nell'ambito della teoria dell'elasticità in scienza delle costruzioni. C'è una questione sostanziale che cambia. La questione che cambia è che mentre nella teoria dell'elasticità noi in genere cerchiamo di legare gli sforzi agli spostamenti, nel caso nel quale consideriamo una massa fluida, ovviamente le particelle fluide sono in costante movimento, a meno che non stiamo parlando di condizioni statiche. E poiché siamo in costante movimento, noi sappiamo che l'applicazione non c'è bisogno di una dell'applicazione di sostanziali tensioni per tenere il movimento. Quello che fanno le tensioni è cambiare piuttosto le velocità con le quali il mio fluido, in qualche modo il mio fluido si deforma. Quello che cambia sono le velocità di deformazione. In particolare, per quanto riguarda i modi traslazionali, parleremo di velocità di traslazione, per quanto riguarda i modi rotazionali, parleremo di velocità di rotazione, per quanto riguarda le deformazioni normali, parleremo di velocità di deformazione lineare, per quanto riguarda i modi le deformazioni tangenziali, parleremo di velocità di deformazione tangenziale oppure trasversale, secondo un'altra terminologia. È importante cercare di fare riferimento al fatto che mentre i primi due modi sono sostanzialmente dei modi rigidi, no, i modi traslazionali e rotazionali sono dei modi rigidi che conservano forma e volume del mio oggetto, le deformazioni lineari e tangenziali ovviamente in generale modificano forma e volume del mio elementino fluido. Anzi, se il mio elementino fluido fa parte di un fluido incomprimibile, ne modificano solo la forma, ovviamente. Se il fluido è considerato più in generale come comprimibile, abbiamo modificazioni sia di forma sia di volume. Ci poniamo il problema di esprimere queste quattro componenti, queste quattro tipologie di velocità. Bene, ovviamente per poter essere utilizzate nella nostra descrizione cinematica, queste velocità devono essere espresse in termini di velocità e di derivate della velocità del fluido. Ok? Perché abbiamo detto che il nostro fluido, le velocità del mio fluido sono espresse dal mio campo dei vettori di velocità. Bene, devo poter esprimere le deformazioni dell'elementino fluido in funzione del mio campo di vettori di velocità. Bene,
Per quanto riguarda la velocità di traslazione, ovviamente il risultato è banale, perché per quanto concerne la velocità di traslazione è banale che il vettore che è proprio il vettore velocità che descrive la velocità di traslazione, no? Quindi velocità di traslazione e vettori velocità ovviamente coincidono, no? Una particella fluida trasla per effetto del fatto che ci sono, c'è il campo delle velocità. Per quanto riguarda invece la velocità di rotazione di un elementino fluido in un punto, questa velocità di rotazione viene definita come la velocità media di rotazione di due linee che sono inizialmente perpendicolari e che si intersecano in un punto. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se consideriamo un punto all'interno della nostra massa fluida, consideriamo per questo punto due linee qualsiasi che siano fra loro ortogonali. Bene, per effetto del moto della mia particella fluida, queste linee in qualche modo ruoteranno. Ora, non è detto che ruotino in maniera rigida, perché se ci sono altri moti, oltre alla rotazione ovviamente, queste due linee non resteranno perpendicolari fra di loro. Definiamo velocità di rotazione la media fra le velocità di rotazione di ciascuna di queste due linee. Bene, indicando con IJ e K, indicando con IJ e K i vettori degli assi coordinati X, Y e Z e con UV e W le velocità secondo le componenti della velocità secondo X, Y e Z, questa velocità di rotazione può essere scritta nella maniera che trovate nella slide. Questo può essere dimostrato con un semplice ragionamento geometrico, ma ovviamente diciamo per ragioni di sintesi ve lo risparmio. Tuttavia basta considerare due linee fra loro ortogonali e poi considerare la rotazione che queste hanno per effetto della presenza delle velocità UV e W. Vi invito a fare molta attenzione alla forma che hanno, che ha le componenti del vettore velocità di rotazione secondo gli assi X, Y e Z, perché vedete che la forma è del tipo, per esempio, coordinata X del W in DY meno del V in DZ, cioè ho queste derivate incrociate tra di loro. Bene, teniamolo presente perché ci torna utile fra un attimo. Per quanto riguarda la velocità di deformazione normale o deformazione lineare, bene, questa velocità di deformazione lineare è il tasso di variazione della lunghezza per unità di lunghezza, no? Di quanto varia una lunghezza ovviamente per unità di lunghezza, e quindi altro non è a componenti ovviamente dU in dx, dV in dy e dW in dz. Ci siamo? Ovviamente si definisce velocità di deformazione volumetrica, la somma delle velocità di deformazione lineare secondo i due assi. Quindi abbiamo dU in dx più dV in dy più dW in dz. Ora, se abbiamo a che fare con un fluido incomprimibile, è chiaro che la velocità di deformazione volumetrica deve essere zero. Il mio volume non deve cambiare. E pertanto questa quantità deve essere zero. Ovviamente quella quantità altro non è se non la divergenza del vettore velocità, il che mi dimostra immediatamente quello che dicevo prima, no? Il campo di velocità di un fluido incomprimibile è indivergente, cioè è caratterizzato dall'avere una divergenza nulla. Queste quantità, rappresentano le velocità di deformazione lineare. Le velocità di deformazione tangenziale si definiscono in questa maniera: la velocità di deformazione tangenziale in un punto è definita come la metà della velocità di diminuzione dell'angolo compreso tra due linee inizialmente perpendicolari che si intersecano in quel punto. Lasciando stare il concetto di metà, che ovviamente è un problema di definizione, ovviamente questa definizione
utilizza lo stesso concetto che abbiamo visto prima, no? Consideriamo queste due, in un punto, consideriamo queste due linee che inizialmente sono perpendicolari. Ora, prima abbiamo visto come ruotavano, abbiamo visto come ruotavano mediamente, quindi abbiamo visto il moto rotatorio. Adesso che cosa succede? Ma adesso, se queste due linee non restano perpendicolari, vuol dire che c'è una deformazione tangenziale degli elementi di un fluido. Perché se restano perpendicolari non c'è alcuna deformazione tangenziale. Se non restano perpendicolari ho una deformazione tangenziale, cioè il mio elemento cambia di forma, okay? Cambiano gli angoli. Bene, consideriamo la diminuzione diminuzione dell'angolo compreso tra queste linee, inizialmente nei 90 gradi, adesso diminuisce. Ovviamente possiamo definire una derivata di questa, una derivata temporale di questa diminuzione, ovvero una velocità di diminuzione di quest'angolo. Bene, la metà della velocità di diminuzione di quest'angolo va sotto il nome di velocità di deformazione tangenziale. Ovviamente dal punto di vista dimensionale, questa velocità di deformazione tangenziale ha le dimensioni dell'inverso di un tempo, in quanto ovviamente si tratta della velocità di diminuzione di un angolo, quindi avremo radianti al secondo, ma ovviamente i radianti sono adimensionali, come ben sappiamo, quindi quello che scriviamo deve avere come dimensione arrivata l'inverso di un tempo. E infatti non a caso queste si possono esprimere in coordinate cartesiane, anche questo si può tirare fuori con un ragionamento di carattere geometrico che per brevità evitiamo di fare. Bene, queste le scriviamo come un mezzo de u in de y più de v in de x è analoghe, quindi anche qua delle derivate in croce, ok? Per quanto riguarda la velocità di deformazione nel piano xy, abbiamo le derivate in croce fra x e y e le analoghe, ok? Questo mi consente di scrivere anche le velocità di deformazione tangenziale. Ora, è possibile combinare le velocità di deformazione, quindi sia lineari sia tangenziali, all'interno di un tensore, perché abbiamo visto che le prime due velocità che abbiamo visto, cioè la traslazionale e la rotazionale, rappresentano i moti rigidi, mentre le altre due velocità rappresentano le deformazioni del mio elementino fluido. Bene, queste velocità possono essere composte dentro un tensore che per inciso è simmetrico, ovviamente, ed è un tensore del secondo ordine, cioè una matrice 3x3, che scriviamo in questa maniera. Il fatto che questa matrice che costruiamo abbia caratteristiche tensoriali è semplice da dimostrare. Vabbè, ovviamente è chiaro che io non ho definito a priori il mio sistema di riferimento. Quindi, in generale, al cambiare il sistema di riferimento, al svuotare il mio sistema di riferimento, ovviamente i numeri che compaiono qua dentro si modificheranno, no? Ovviamente si modificheranno non in maniera casuale, ma si modificheranno perché le velocità vere, no? Di deformazione lineare e tangenziale sono ovviamente delle quantità vettoriali, che quindi sono indipendenti dal sistema di riferimento. Pertanto la rappresentazione tensoriale fa sì che questa rappresentazione sia in qualche modo indipendente dal riferimento. Vi ricordo che un tensore non è solo una matrice, ma è una matrice più il modo di variare di questa matrice col sistema di riferimento. Ok? Questa matrice ovviamente varia, ma non in maniera casuale, varia perché gli oggetti fisici, velocità di deformazione lineare e tangenziale, esistono indipendentemente dal riferimento. Poi per quantificarne le componenti io utilizzo un riferimento, ma la costruzione tensoriale ha proprio questo scopo di renderli in qualche modo indipendenti dal sistema di riferimento. Ora, questa rappresentazione tensoriale sarà molto importante nel momento nel quale noi potremo legare, che lo faremo abbastanza più avanti nel corso, queste velocità di deformazione
con le cause che producono queste deformazioni, cioè gli sforzi normali e tangenziali per quanto riguarda le altre componenti. Ovviamente il legame che andremo a costruire fra sforzi e velocità di deformazione sarà il legame che rappresenterà in qualche modo quello che si chiama la reologia del nostro fluido, cioè il legame fra sforzi e velocità di deformazione. Il legame che abbiamo visto, che poi utilizzeremo, sarà il legame tipo newtoniano, cioè il legame lineare, quello che lega in maniera lineare gli sforzi tangenziali alle velocità di deformazione attraverso la viscosità. Quindi, introducendo quel legame, andremo, ma più avanti nel corso, a costruire quelle che si chiamano equazioni di Stokes, che rappresenteranno in generale il moto di un fluido. Bene. Ora, diciamo che la rappresentazione a mezzo delle nostre velocità di deformazione, in particolare la velocità di deformazione tangenziale, consente, ecco, diciamo, tutta una serie di interessanti valutazioni poi alla meccanica dei fluidi, soprattutto in quella che si chiama meccanica dei fluidi computazionale, in quanto, come è possibile vedere, ma anche questo purtroppo è sulla dei limiti di un corso a 6 CFU ovviamente, e che fa l'altro un corso di base, l'analisi degli autovalori del tensore velocità di deformazione, per esempio, consente di visualizzare in qualche modo, per esempio, i vortici generati da un profilo alare con un bordo smussato o altre situazioni di questo tipo. Una quantità invece che è molto utile, una quantità che risulta molto utile e che vi invito, e della quale vi invito un attimo a notare l'analogia con la grandezza che abbiamo visto poco fa, è quella che si chiama vorticità. Per vorticità si intende il rotore del vettore velocità di rotazione, del vettore velocità, scusatemi, punto. Quindi la definizione si chiama vorticità di un campo vettoriale, il campo di rotori del campo vettoriale. Per cui, punto per punto, che cosa facciamo? Prendiamo i vettori del nostro campo e ne facciamo il rotore. Vi ricordo che il rotore si ottiene facendo il prodotto vettoriale del nabla per il mio vettore di campo. Quindi il vettore vorticità è il rotore del vettore velocità. Ora, è immediato rendersi conto, ma proprio per banale identificazione, che la vorticità è pari al doppio della velocità angolare di una particella fluida, in quanto, rivediamolo un attimo, vedete, questa che ho scritto qua era la velocità di rotazione di una particella fluida, no? Osservate le componenti x, y e z del vettore velocità di rotazione. A parte l'un mezzo che vi compare davanti a ogni componente, ovviamente queste sono le stesse le componenti del rotore della velocità, ok? Quindi diciamo che la relazione fondamentale è che questa vorticità è pari a due volte la velocità angolare di una particella fluida. Cioè, il fatto che esista una vorticità vuol dire che le mie particelle fluide ruotano nel campo di moto. Se non dovesse esistere una vorticità, le mie particelle vuol dire che non ruotano nel mio campo di moto. Per inciso, nelle regioni in cui la vorticità è pari a zero, il moto viene detto irrotazionale, mentre altrove il moto viene detto rotazionale. Facciamo attenzione, perché questa proprietà dell'essere irrotazionale e rotazionale, nel momento al quale poi costruiremo il legame con gli sforzi, sarà molto importante per rappresentare un fluido molto particolare, cioè il cosiddetto fluido perfetto.
qualora sia il fluido perfetto è il fluido nel quale gli sforzi tangenziali sono sempre zero, perché è il fluido, come si dice, in viscido, non viscido, non viscoso, ok? È un fluido che non ha viscosità. Bene, una proprietà molto importante di un fluido che non ha viscosità, che non a caso è un fluido perfetto, quindi un fluido che non esiste, ma che può rappresentare le situazioni al limite che poi occorrono nella pratica, è che in realtà se io in un fluido perfetto ho in un certo istante che il moto è irrotazionale, questo moto può essere irrotazionale per sempre. Questo fatto è abbastanza intuitivo, perché ovviamente l'origine della rotazionalità è abbastanza chiaro che è legata a quelli che sono gli sforzi tangenziali. Un attimo lo vediamo con un esempio. Ovviamente se un può esistere questo meccanismo, perché il mio fluido ha viscosità evanescente, ha viscosità nulla, se il moto è rotazionale in un certo istante deve essere rotazionale. Ok? Bene. Quindi abbiamo definito questa vorticità che è uguale al doppio della velocità angolare di una particella di fluido in rotazione. Ma questo fatto del doppio è legato semplicemente a un fatto di simbolismo, un fatto di rappresentazione. Non c'è nulla di troppo importante di libro. Quello che è importante invece è legato all'esistenza, ecco, al legame che c'è tra vorticità e rotazionalità. Allora, che cosa accade? Accade che nelle regioni nelle quali il mio moto è irrotazionale, cioè nelle regioni del mio campo di moto nelle quali io non ho rotazionalità, non ho vorticità, le mie particelle di fluido non possono ruotare. Quindi come moto rigido, lasciamo stare le deformazioni, ma come moto rigido le mie particelle possono solo traslare, non possono ruotare. Ci siamo? Quindi, ecco, se in questa regione il moto è irrotazionale, le mie particelle ovviamente, come vedete, non ruotano, ci mostrano sempre la stessa faccia, no, traslano solo. Invece nelle regioni nelle quali il moto è rotazionale, le particelle oltre a traslare ruotano. Questa cosa, come vi dicevo, ha un immediato legame, ovviamente lo costruiremo più avanti, con quelli che sono gli sforzi tangenziali. Perché quello che è rappresentato in questa slide vi anticipa un concetto molto importante, che è il concetto cosiddetto di strato limite. Che cos'è lo strato limite? Uno strato limite nasce per effetto della presenza di una condizione al contorno di parete solida nel mio dominio. Quindi, se volete, tutti i problemi di interesse per l'ingegnere sono problemi di strato limite, perché noi non siamo interessati al moto dei fluidi tufufici, non siamo interessati al moto dell'acqua nell'oceano, al centro dell'oceano, no? Ma siamo interessati di più al moto vicino alla costa, non siamo interessati al moto dell'aria a 10 km dall'ala del mio aereo, ma siamo molto più interessati al campo di velocità e pressione in prossimità dell'ala del mio aereo, perché quello che poi genera per esempio quella che si chiama portanza, qui la forza di sostentamento del mio aereo. E dall'altro lato è quello che saranno gli stessi che genereranno le resistenze aerodinamiche sull'ala del mio aereo, quelle resistenze che il mio motore dovrà superare, e così via. Quindi in realtà tutti i problemi che interessano l'ingegnere sono problemi di condizione al contorno, perché a noi interessa la meccanica dei fluidi in quanto ci interessa il legame della meccanica dei fluidi con i nostri oggetti, con le nostre macchine e quant'altro, no? Bene, immaginiamo di avere un'ala molto molto semplice, no? Immaginiamo che questa cattedra sia la nostra ala, anzi per fissare le idee
immaginiamo che quest'ala abbia uno spessore infinitesimo, che sia un foglio di spessore infinitesimo. Ora, quest'ala viene investita da un getto d'aria a velocità uniforme. Perché? Perché nel nostro schema molto semplificato, noi abbiamo, ci immaginiamo l'aria perfettamente ferma e ci immaginiamo la nostra ala che cammina di moto uniforme all'interno di quest'ala. No, lo schema, stiamo semplificando molto il moto, ma e questo è lo schema più semplice che ci consente di capire l'interazione fra il fluido e l'oggetto. Ora, che succede? Ovviamente le velocità dell'aria a una certa distanza dal mio oggetto, ovviamente sto parlando di velocità relative, perché è chiaro che se l'ala si muove di moto rettilineo uniforme e l'aria sta ferma, è come se l'aria si muovesse con velocità opposta, no? Rispetto alla mia ala. Ora, a una certa distanza dall'ala, ovviamente le velocità saranno tutte uniformi, tutte uguali fra di loro, no? Che succede nel momento nel quale io il mio fluido approccia l'ala? Nella prima lezione abbiamo parlato di un elemento molto importante che va sotto il nome di condizione di aderenza. Abbiamo detto che per poter scorrere su un fluido, per poter scorrere su una parete, un fluido innanzitutto deve bagnare questa parete, deve aderire a questa parete. Quindi a contatto con la mia parete, le velocità saranno zero. Nell'elementino infinitesimo zero, di spessore zero, a contatto con la parete, le velocità saranno zero. Questo a che cosa dà luogo? Dà luogo al fatto che, ecco, sulla parete, sulla mia ala, la mia velocità sarà zero, mentre lontano dalla mia ala, le velocità saranno sostanzialmente indisturbate dal fatto che c'è la parete, no? Quindi resteranno quelle velocità uniformi che avevamo visto prima. Ovviamente il passaggio dalla velocità zero sulla parete alla mia velocità indisturbata ovviamente non può avvenire in maniera brusca, avverrà in maniera graduale, perché ci saranno i vari strati di fluido a contatto fra di loro che avranno via via velocità differenti. Avendo velocità differenti, è chiaro che fra questi strati di fluido nascono gli sforzi tangenziali, perché noi sappiamo che gli sforzi tangenziali nascono proprio da questi gradienti di velocità. Allora, che cosa succede? Succede che si sviluppano due regioni. Una regione è quella che chiamiamo strato limite, che è quella rappresentata in grigio qua nella figura, nella quale gli sforzi tangenziali sono significativi. Perché sono significativi? Perché esistono gradienti significativi di velocità. E una regione invece esterna allo strato limite, nella quale non ci sono significativi gradienti di velocità. E non essendoci significativi gradienti di velocità, è chiaro che in quella regione ovviamente avremo sforzi tangenziali insignificanti, non avremo sostanzialmente sforzi tangenziali. Vedete che l'effetto degli sforzi tangenziali, l'esistenza degli sforzi tangenziali, non è legata tanto al fatto che esista la viscosità, quanto piuttosto al fatto che esistano gradienti di velocità. In realtà sto semplificando la cosa, perché è chiaro che i gradienti di velocità poi nascono in funzione della viscosità del mio fluido, cioè lo spessore di questo strato limite ovviamente non è indipendente dal fluido del quale sto parlando, cioè non è indipendente dalla viscosità del fluido del quale sto parlando, perché differenti viscosità produrranno differenti spessori di questo strato limite. In particolare, maggiore la viscosità del mio fluido e maggiore sarà lo spessore dello strato limite. Questo è un concetto molto importante, perché in alcune situazioni, nei modelli sperimentali,
si utilizzano, ecco, si cambia fluido, si usano dei fluidi più viscosi invece dei fluidi dei quali stiamo parlando per magnificare lo strato limite, per vedere di più lo strato limite e quindi per studiarlo meglio, come se fosse una lente di ingrandimento. Attesa questa cosa, comunque, nella regione di strato limite, che poi è quella che ha a che fare con la mia parete, quella vicino alla mia parete, la presenza di questi sforzi tangenziali fa sì che il moto sia rotazionale e quindi che le mie particelle, ecco, ruotino, non mi mostrano sempre la stessa faccia, no? Le mie particelle ruotano, mentre nella regione esterna allo strato limite, poiché non ci sono significativi tangenti di velocità, quindi non c'è significativo effetto di sforzi tangenziali, allo stesso modo accade che non ci sono significativi, non c'è un significativo effetto della rotazionalità. Le mie particelle non ruotano. Ci siamo? Bene. Ovviamente questa cosa si capisce anche in altri sistemi. Per esempio nella slide potete confrontare due moti, ecco, abbiamo, consideriamo due moti circolari e ovviamente osserviamo due moti circolari nei quali ovviamente abbiamo differenti situazioni di rotazionalità. Ok? In particolare il moto che abbiamo alla vostra destra, quello caratterizzato dalla lettera B, è un moto irrotazionale, mentre il moto alla vostra sinistra, quello caratterizzato dalla lettera A, è un moto rotazionale. Solo per completezza, vedete anche le espressioni della vorticità nei due casi e vedete che nel caso B la vorticità è pari a zero. Bene, ora questi concetti che abbiamo visto e che quindi ci consentono di descrivere in qualche maniera il moto di un fluido, ovviamente adesso vanno in qualche modo calati in quelli che sono i principi fondamentali della meccanica per costruire adesso delle leggi meccaniche, quindi delle leggi che leghino la descrizione del movimento che abbiamo visto alle cause che producono il movimento. C'è da dire che in molte situazioni le leggi della meccanica vengono poste nella forma di conservazione, di leggi di conservazione, vale a dire conservazione di certe proprietà, conservazione della massa innanzitutto, conservazione dell'energia, il primo principio della termodinamica, conservazione della quantità di moto, la seconda legge della dinamica, che ovviamente può essere messa nella forma di conservazione della quantità vettoriale quantità di moto, conservazione del momento angolare, la terza legge della dinamica o principio di azione e reazione, che anch'essa può essere messa nella forma di principio di conservazione. Ora, queste leggi di conservazione noi in genere le esprimiamo nella meccanica classica mediante, con riferimento a sistemi. Ovviamente, l'abbiamo detto già altre volte, un sistema è una quantità di materia di identità fissata. Quindi i confini del nostro sistema in genere non possono essere attraversati da massa, perché vuol dire che noi stiamo usando una certa massa, per esempio una certa massa di fluido, e stiamo scrivendo le leggi della meccanica per questa massa. Ma abbiamo visto che l'approccio euleriano piuttosto fa riferimento, più che a sistemi, vuol far riferimento a volumi di controllo, a riferimenti fissi nello spazio. Guardate, ora in realtà nella descrizione cinematica mi sto muovendo da una descrizione puntuale, quindi che porta a scrivere equazioni differenziali come quelle delle quali abbiamo parlato prima, a una descrizione che fa riferimento a
volumi finiti nello spazio, quindi sarà una descrizione che ci porterà innanzitutto a scrivere le leggi come equazioni algebriche finite, no? Come equazioni finite facendo riferimento a volumi fissi nello spazio. Anzi, nella prima parte del corso faremo riferimento piuttosto a questa seconda scrittura, quindi a una scrittura che fa riferimento a volumi finiti, perché questa di norma è più semplice per la risoluzione di molti problemi di base, no? Perché facendo riferimento a volumi finiti ci consente di costruire gli oggetti matematici più semplici, che sono quindi di più agevole risoluzione. Però poi andando più avanti scopriremo che ci interessa magari conoscere il campo di velocità punto per punto, il campo di pressione punto per punto, e allora dovremo tornare alle equazioni differenziali. Il problema è che comunque anche le leggi di conservazione fondamentale, per esempio la conservazione della massa, si applicano con riferimento al sistema. Noi dobbiamo tradurre in analisi legate a volumi di controllo. Abbiamo pertanto bisogno di uno strumento che ci consenta di passare da un sistema a un volume di controllo. L'operazione che facciamo è perfettamente analoga all'operazione che abbiamo visto prima, quindi di costruzione di un legame fra quella che è la derivata totale e quella che è la derivata locale, ok? Con la differenza che mentre prima l'abbiamo fatto con riferimento a un discorso puntuale, adesso lo facciamo con riferimento a un discorso finito. Qui lo facciamo con riferimento a un volume finito. Lo strumento che ci permette di realizzare questo passaggio va sotto il nome di teorema del trasporto di Reynolds. Reynolds Transport Theorem. Bene. Ovviamente, come vi dicevo, l'analisi che adesso andiamo a fare è un'analisi che è perfettamente analoga a quella che abbiamo visto prima. Noi prima abbiamo fatto un'analisi che ci ha permesso di passare dalla descrizione lagrangiana alla descrizione euleriana a mezzo della scrittura della derivata totale. Questa ci consente di costruire quella che si chiama un'analisi differenziale del campo di moto. Adesso invece, partendo dall'analisi di un sistema, attraverso il teorema del trasporto di Reynolds, trasferiremo le leggi legate a un sistema in leggi legate a un volume di controllo. Questa cosa potrà essere fatta, porterà a quella che si chiama un'analisi integrale, quella della scrittura di equazioni per volumi finiti. Bene. Dov'è la differenza sostanziale? Dov'è la differenza sostanziale fra l'analisi legata a una quantità legata alla realtà sostanziale con quella che adesso vedremo con riferimento al teorema del trasporto di Reynolds? Bene, se indichiamo con B piccolo una proprietà intensiva, una generica proprietà intensiva, cioè una proprietà per unità di massa, nella tabella che abbiamo qua sotto vedete qualche esempio. Quindi per esempio con riferimento alla massa, la massa specifica quindi di unità, però per esempio con riferimento alla quantità di moto M per B, la corrispondente proprietà intensiva è la velocità. Con riferimento all'energia abbiamo l'energia specifica, cioè l'energia per unità di massa. Con riferimento a un momento angolare abbiamo il prodotto R vettore posizione, il prodotto vettoriale R vettore posizione per la velocità. Bene, in che cosa consiste il teorema del trasporto di Reynolds? Il teorema del trasporto di Reynolds sostanzialmente si basa su un principio che prima di scrivere a mezzo di quella relazione che sta alla lavagna, quindi con quei complessi integrali, cerchiamo di capire un attimo a parole. Allora, pensiamo alla massa. Immaginiamo di avere a che fare con una quantità finita di massa che è isolata da tutto il resto. Bene, ovviamente, che cosa diremmo? Diremmo che questa massa
si conserva, no, a meno di processi con conversione di massa di energia e quant'altro che esulano dai limiti di questo corso. Ora, se invece di far riferimento a un sistema isoliamo un volume di controllo, no? Quindi per esempio isoliamo un volume generico all'interno del nostro sistema. Per esempio immaginate una tubazione, bene, consideriamo un tronco di tubazione, no? Un tronco di questa tubazione. Bene, in che cosa si traduce la conservazione della massa? Si traduce nel fatto che ovviamente la variazione di massa che posso avere nel mio volume di controllo, ebbene, in qualche modo deve essere eguagliata da quello che è il saldo fra la massa che entra e esce attraverso le pareti del mio sistema. Questo è. Le pareti del mio volume di controllo, pardon. Questo è, in due parole, quello che vogliamo esprimere. Bene, questa cosa noi la possiamo esprimere per qualsiasi grandezza estensiva che abbia poi ovviamente una corrispondente grandezza intensiva, perché detto, ma ci siamo quasi, perché detto CV un generico volume di controllo, e detta CS la superficie di contorno di questo volume di controllo. Per semplicità penseremo di ragionare con problemi di monodominio, no? Quindi con un volume che sia un dominio unico, senza buchi e altro, perché così è più semplice, che avrà un'unica superficie di contorno. Bene, la variazione della quantità estensiva B grande per il sistema sarà data da due variazioni. La variazione l'integrale serve a tutto il volume di controllo della derivata temporale di rho per b piccolo. Perché rho per b piccolo? Perché b piccolo è b grande per unità di massa, per quello interverrà la rho che servirà a riportarmi la massa in dei volume, e questa rappresenta la variazione all'interno del mio volume, più quelli che sono i flussi della mia quantità b piccolo attraverso il contorno del mio volume attraverso CS, il quale flusso lo scriverò sempre come B, che è la mia grandezza intensiva, che moltiplica rho per B, B per N, B scalare N rappresenta la componente normale alla velocità alla mia areola dA, quindi rho per la velocità normale per dA rappresenterà in qualche modo la quantità di fluido che entra o esce attraverso la mia areola dA. Moltiplicando questa quantità per la proprietà intensiva, perverrò alla scrittura del mio della mia legge in forma integrale. Scriviamola, scriviamocela anche alla lavagna, perché adesso vediamo un attimo come questo ci può consentire di scrivere immediatamente le leggi di conservazione che ci interessano. Bene, la variazione della generica grandezza estensiva B grande del mio sistema è uguale all'integrale esteso a tutto il volume di controllo B e in dt rho di piccolo in de volume, con questo intendiamo il volume, più l'integrale estesa alla superficie di controllo di rho di piccolo velocità scalare n in de a. Ovviamente mi sto riferendo a un generico volume, indichiamolo con CV, che ha una superficie di contorno che ho indicato con CS. Bene, questa scrittura, che va sotto il nome di teorema del trasporto di Reynolds,
indicando in maniera opportuna le proprietà estensive e le corrispondenti proprietà intensive di cui vogliamo parlare, mi consente di scrivere in forma integrale, le variazioni delle mie quantità. Ovviamente, che cosa rappresenta questo teorema del trasporto di Reynolds? Rappresenta la somma di due termini. Il primo termine rappresenta la velocità di variazione nel tempo della proprietà estensiva B grande nel mio volume di controllo. Il secondo termine rappresenta il flusso netto verso l'esterno, perché assumeremo il versore della normale N uscente dal mio volume di controllo, rappresenta il flusso netto di B verso l'esterno del volume di controllo per mezzo della massa che attraversa la superficie di controllo, perché ovviamente una certa massa che attraversa la superficie di controllo si porta dietro una certa quantità di proprietà intensiva e quindi poi di proprietà estensiva, una certa quantità di proprietà estensiva B grande. È facile rendersi conto del perché di questo termine, perché se io considero un pezzettino di A della mia superficie di contorno, questo pezzettino di A sarà caratterizzato da una certa normale N. Ora, su questa areola di A ovviamente esisterà una certa velocità V. Ci siamo? La componente ortogonale di velocità, cioè V con N, ovviamente è il prodotto di V per N. Ci siamo? Bene, il volume che attraversa dA in un tempo dt ovviamente è pari a Vn per A moltiplicato per dt, perché in un tempo dt i punti che appartengono a questa areola, l'infinitesima, ovviamente si spostano di Vn per dt. Ci siamo? Quindi dopo un tempo dt occupano un volume che è Vn per dt per A, e quindi in un tempo dt attraverso questa areola è passata una massa di fluido che è pari a rho per Vn per A per dt. Ovviamente a questa massa di fluido è associata una certa proprietà intensiva e poi la sua corrispondente proprietà estensiva. Quindi questa quantità, questa l'integrando, ovviamente rappresenta il flusso netto di quella proprietà estensiva B grande che passa attraverso un'areola di A. Ovviamente integrando questa cosa a tutta la superficie di contorno ottengo il flusso netto di B grande verso l'esterno di tutto il mio volume di controllo. Ovviamente nel momento nel quale io volessi lavorare non più con un volume fisso nello spazio, ma con un volume di controllo che sia in movimento, oppure un volume che si deforma, e vedremo che in certe applicazioni ci torna utile considerare volumi in movimento, bene, in queste situazioni la velocità V che compare qua dentro dovrà essere sostituita con la velocità relativa. Dovrà essere sostituita dalla velocità relativa perché ovviamente nel momento nel quale il mio volume di controllo, la mia velocità e quindi la mia superficie di controllo CS si muove a una certa velocità BCS, è chiaro che il flusso netto dipenderà dalla velocità alla quale si muove la mia superficie di controllo. In particolare, se la mia superficie di controllo si muovesse alla stessa velocità del fluido, ovviamente avrei un flusso netto pari a zero, ma di questo ci renderemo conto meglio più avanti. Va bene, io farei proprio un minuto di pausa, giusto perché ho necessità di fermarmi un minuto con la voce, e poi andiamo ad applicare questa cosa immediatamente al principio di conservazione della massa.